Ciao ragazzi, benvenuti. Andiamo oggi a vedere la settimana fra lui e lei. Lui o lei che può differenziare, può cambiare ogni settimana. Per esempio, ogni lunedì ti possono parlare di un personaggio diverso. Non è detto che ti parlino sempre di Giuseppe e Maria. Ok? Fatta questa doverosa premessa, andremo a vedere la settimana con tutte le carte che ho creato io, come vedete, i messaggi di lui e lei, i tarocchi e gli oracoli. Io ti invito a restare con me perché ho una sorpresina da farvi vedere di cui sono molto 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 fiera e molto molto felice. Te lo farò vedere durante questo video, quindi mi raccomando, rimani con me. Io direi partiamo subito con gli oracoli, andiamo a vedere un pochino qual è il presente di lui, da che situazione parte questo uomo, a prescindere dalla donna, quindi può essere anche una situazione familiare, lavorativa, insomma, una situazione sua propria di lui, a prescindere, come può essere una situazione che ha con lei, ma voglio dire, può essere entrambe le cose. Ok, partiamo dal presente di lui. Qual è il presente di lui? Da quale situazione parte questo uomo? Qual è il presente per lui? Qual è il presente di lui? L'invito e la ricerca. Ok, queste sono le due carte per l'uomo. Andiamo a vedere qual è il presente di lei, da quale situazione si fa parte. Il lavoro. Quali sono le emozioni, i sentimenti, i pensieri anche se vuoi, insomma. Cosa ha nel cuore lui? Quali sono i suoi sentimenti per questa settimana, le sue emozioni, le sue speranze, cosa porta nel cuore? Ah, il benessere. Cosa ha nel cuore lei, la donna? Cosa ha nel cuore la donna? La privazione. Ma direi che qui c'è una bella differenza fra lui e lei, bambine, spostiamo qui le carte. Qui c'è una bella differenza fra lui e lei. Laddove lui nel cuore ha il benessere, lei ha la privazione. Quindi, Ok, vediamo quali saranno le azioni di lui. Poi chiediamo spiegazioni più approfondite ai tarocchi. Quali saranno le azioni di questo uomo, quindi verso questa donna? Cosa farà? Se farà qualcosa, vediamo. Quali saranno le azioni di lui di questa settimana, i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti, chiamiamoli un po' come ci pare, insomma. Ok. La comunicazione e la falsità. Quindi qui potremmo vederla in due modi, poi con i tarocchi approfondiamo, però effettivamente qui l'uomo potrebbe o farsi un po' desiderare durante questa settimana, nel senso che magari proprio non si farà sentire falsità, nel senso una persona che sfugge al confronto, sfugge appunto alla comunicazione. Ok? Quindi non si fa sentire, magari lo chiamiamo e non risponde. Effettivamente questa privazione da parte della donna, insomma, la dice lunga. Quindi o sfugge alla comunicazione, no? Perché la comunicazione, vedi, il confronto, diciamo, fra due persone, oppure potrebbe sì comunicare con lei, ma nasconderle un qualcosa, quindi non essere poi così aperto e sincero nei confronti della donna. Poi vedremo perché, se lo farà proprio con malignità o perché teme la sua reazione per un qualcosa, insomma, lo vedremo. Andiamo a vedere invece quale sarà l'atteggiamento di lei, cosa farà lei durante la settimana? Cosa farà la donna? Come agirà durante la settimana? Quali sarà? No,
il passaggio. Quindi qui ci potrebbe essere proprio una donna che cambia in un qualche modo atteggiamento verso questo, mettiamolo così, così le vedete, che potrebbe cambiare atteggiamento verso questo signore durante la settimana. Allora, adesso prendiamo naturalmente i tarocchi. Ma vedi, è l'isolamento. Io credo che durante questa settimana ci potrebbe essere un momento di distacco, più che altro di, diciamo, ecco, come accennavo prima, di silenzio fra le due persone. Quindi o, diciamo così, ma io più che, come dicevo, sentirsi, ma dirsi le bugie, io qui ci vedo proprio, ho visto anche l'isolamento, la privazione, eccetera, eccetera. Qui è più probabile che ci sia un qualcuno che non si farà sentire. Questo anche se fosse per motivi lavorativi, visto che qui mi esce il lavoro. Naturalmente non è solo quello, ovviamente. Quindi potrebbe benissimo essere che queste due persone che qui ti stiano parlando di un datore di lavoro, di un collega, quindi proprio di un qualcuno che ha a che fare con te per motivi di lavoro. Vedi un pochino se poi man mano andremo capendo naturalmente di chi ti parlano queste carte. Vediamo un po' con i tarocchi cosa significano queste carte e cosa effettivamente accadrà fra questi due durante la settimana. Andiamo a vedere. Che cos'è quella ricerca, quell'invito ricerca da parte dell'uomo? Cos'è che va cercando questo signore? Guarda, allora qui c'è il 4 di coppe, l'8 di denari e il fante di spade. Beh, qui è evidente che a parte io qui ci vedo un signore che, come posso dire, non abbia molta voglia di prendersi un impegno in tutti i sensi, di prendersi un impegno di un qualche tipo. Quindi qui lo vedo sbuffare, non ha voglia né di essere controllato, questo mi stanno facendo vedere le carte, né di essere controllato, né di dover quindi rendere conto ad alcuno del suo comportamento. Questa è una persona che almeno durante questa settimana, bla 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 bla, qui nel cuore c'ha semplicemente il suo benessere, sia fisico naturalmente che psicologico, mentale. Andiamo a vedere in che senso benessere. Quindi qui una persona, parrebbero dire le carte, che si lascerà un pochino desiderare, nel senso che magari durante questa settimana avrà i suoi cavoli e quindi non sarà poi troppo galante con voi. Tutto qua. Andiamo a vedere che cos'è quel benessere per lui. Il 7 di denari e il 7 di denari e il 3 di bastoni. Beh, guarda, qui le carte ne voglio tirare un'altra perché sono un po' incerta, nel senso che ne sono cadute. Guarda, il 7 di bastoni è l'appeso, mi hanno tolto qualsiasi dubbio. Questa è una persona che magari dovevate avere un colloquio o una comunicazione, un incontro, un colloquio di lavoro, per motivi di lavoro, come si chiama, una riunione di lavoro. Qui c'è un qualcosa una comunicazione che tarda ad arrivare. Vediamo questa comunicazione falsità, che cosa ci significa da parte di lui. Qui c'è una comunicazione che, vedi, guarda, l'otto di coppe. No, no, no. Allora, qui c'è un uomo, un lui, che semplicemente durante questa settimana potrebbe sparire. Punto. Quindi non farsi vivo, non farsi sentire, che sia una persona legata a te per motivi affettivi, che sia per motivi lavorativi, che sia che avevate un impegno, dovevate fare qualcosa insieme, fosse anche solo andare a fare una gita, per dire. Va bene? Qui durante questa settimana potrebbe chiudersi nel suo silenzio, quindi potrebbe non farsi vivo, non rispettare quelli che erano magari
i progetti o i piani, ma andiamo per gradi, vediamo un pochino sto lavoro, perché sì, è il lavoro con gli oracoli, però qui c'è anche un uomo qua sopra, quindi potrebbero parlarci anche di questo bello gnocco, perché questo è un gran pezzo di gnocco di ragazzo. Andiamo a vedere lei, qual è il presente di lei? Io vedo una lei che potrebbe darsi da fare, come dicevo, anche sia lavorativamente parlando, ma anche in questo caso lavoro, nel senso che questa è una donna che si sta dando da fare, magari sta organizzando qualcosa anche per questo signore e poi invece lui non si fa vivo. Comunque vediamo che cos'è questo sto lavoro. Il sole. Cos'è questo lavoro nel presente di lei? Guarda, il cavaliere di spade e il 10 di e il 10 di denari, sole, cavallo di spade, 10, mettiamole così, e 10 di denari. Ma cos'è dunque questa privazione nel cuore di lei? Ma guarda che stiamo, mi volano. Letteralmente questo uomo che si eclissa. Cioè qui c'è la privazione, lei vorrebbe, vedi, qui c'è l'arrabbiatura, c'è questo uomo, o magari un piccolo, ci sarà un piccolo pro quo verbale con questo signore, sia come ripeto che sia per motivi affettivi e di lavoro, bla bla. Fatto sta che qui, essendoci la luna ed essendoci un re di spade, qui la privazione mi significa proprio, eccola là, guarda, che durante questa settimana potreste non sentirvi, semplicemente non sentirvi, ma ci potrebbero anche essere, se comunicazione ci sarà, anche se non lo credo, perché con questo sette di bastoni e l'appeso, insomma, mi pare strano vi sentiate, ma vi doveste mai sentire, qui ci saranno o delle parole di falsità, come mi dicevano, questa comunicazione falsità degli oracoli, o semplicemente non ci sentiamo proprio. Quindi qui c'è un qualcosa che ci stiamo nascondendo. Oddio, sembrerebbe più lui nasconda a lei, visto che è lei che si sente privata di un qualcosa, che sia privata della verità, che sia privata della telefonata, che sia privata di quello che vi pare. Qui c'è una donna che si sente lasciata sola, ed in effetti luna re di spade, qui c'è un uomo che si eclissa. Ma vediamo un pochino il comportamento, le azioni che potrebbe tenere questa donna, ok? Visto che c'è il passaggio, essendo passaggio è ovvio, qui si passa, diciamo, da un comportamento, visto che di questo stiamo parlando, ad un altro, ok? Andiamo a vedere. Che cos'è quel passaggio da parte di lei? L'asso di spade. Qui ci fanno vedere una bambina che grida a gran voce quello che ha in corpo, vedi, addirittura davanti al microfono, ok? Quindi qui vediamo un po' pochino. E il fante di denari, sì. Allora, qui c'è il cambiamento della situazione. In che senso? Guarda, se vuoi la falsità, anche qui ci sono due maschere, quindi attenzione, attenzione durante questa settimana. Allora, qui ci può benissimo essere una persona che non si farà vivo, quando poi lo farà, perché qui la comunicazione poi magari anche verso fine settimana, magari anche verso gli inizi di quella successiva, perché a volte succede con le carte, può essere, visto anche le carte uscite. Potrebbe pure essere che magari vi potrebbe, insomma, dire, non so come voglio dire, no? Una qualche bugia, camuffare un pochino la verità. Via, ma facciamola, mettiamola così. Ora, qui potrebbe anche essere, tipo, ti chiamo lunedì, per farvi capire quello che voglio dire, poi traducete per voi. Ti chiamo lunedì, lunedì non si fa vivo, martedì nemmeno, neanche mercoledì, né giovedì, né venerdì, per modo di dire, faccio per modo di dire. Tutto bello beato, la domenica lo chiamiamo noi. Ah sì, tesoro, sai, ho avuto da fare, mi sono addormentato per una settimana antes. Per dire, ecco, un qualcosa di questo tipo. Quindi molto gira lì. Ora, gira lì, sia che si tratti, che si possa trattare di affetti, sia che si possa trattare veramente di
come si dice, di lavoro. Ecco, il succo praticamente è questo. A questo punto andiamo a vedere con le mie carte messaggi. Come vedete, la copertina per i mazzi che metterò in vendita sarà così. La trovo molto più carina e non di quella del mio mazzo, che è un mazzo appunto prova, diciamo, no? Ecco, andiamo a vedere con le mie carte messaggi. Dopo c'è una sorpresa, quindi rimanete con me. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Con le mie carte messaggi andiamo a vedere cosa si direbbero. Poi magari ce lo diranno pure, ma magari anche no, visto che abbiamo visto che la comunicazione, insomma, magari si lascerà un po' attendere durante la settimana. Andiamo a vedere cosa direbbe l'uomo alla donna, cosa vorrebbe dire lui a lei, quali sono i pensieri che vorrebbe esprimerle. Io comunque qualcosa vedo che le persone si esprimeranno, perché vedi, qui ci sono due soggetti che bene o male parlano, che esprimono quello che hanno dentro, vedi? Quindi qui delle parole ci saranno, secondo me, non molto sincere, ma ci saranno. Allora, cosa vorrebbe dire lui a lei? Quali sono le parole che quest'uomo vorrebbe comunicare alla donna? Le parole di lui verso di lei, andiamo a vedere. Dimenticami. Ah, c'è male. Ma abbiamo visto che vedi la falsità, l'appeso. Insomma, ci sono poi lei che viene privata. Allora, dimenticami. Avrei dovuto farlo prima. Potrebbe essere anche un uomo arrabbiato, dalle carte che sono uscite. Cos'altro vorrebbe dire lui a lei? Fidati di me, insomma, fidati di me con la falsità. Vediamo lei, poi proseguiamo con altre carte. Vediamo lei cosa vorrebbe dire la donna all'uomo, vista quella privazione in special modo. Cosa vorrei, ma no, vorrei, ma non posso. Fidati di me. Vorrei, ma non posso fidarmi. Ed in effetti, con queste maschere della falsità, fa pure bene, pora Crista. Vediamo cosa vorrebbe dire lei a lui. Se tu ci tenessi a me, agiresti diversamente. Non sono più la persona che ricordi. Non ti dimenticherò mai. Ora, qui, dalle parole, da come se le dicono, vista la privazione, visto l'appeso anche di qua, insomma, qui sembrerebbero veramente due persone che si stanno allontanando l'una dall'altra. Io voglio tirare altre due carte, poi viene la sorpresa. Vi faccio vedere cosa ho in serbo per voi. Cos'altro vorrebbe dire lui a lei? Ok, sono ancora, vedi? Sono ancora arrabbiato con te. Eccola là. Ecco perché gli dice dimenticami, bla bla bla. È proprio incacchiato. Ed in effetti abbiamo visto questo cavaliere di spade, con il re di spade non lascia adito a dubbi. Quindi qui ci sono due persone che hanno litigato, o comunque lui è molto incacchiato con lei, e forse è per questo che non si farà sentire. Gli deve sbollire, semplicemente. Cos'altro vorrebbe dire lui a lei? Assumiti le tue responsabilità, come dire, tu sei stata te a farmi incacchiare, va bene? Vediamo lei. Cosa vorrebbe dire la donna all'uomo? Lei verso di lui? Lei verso di lui? Quali parole vorrebbe quantomeno esprimergli? Cosa vorrebbe dire lei a lui? Non posso stare con te perché non mi fido. Ora questo lo aggiungo io, capito? Non ti dimenticherò mai, quindi senz'altro sono nel cuore. Però non posso stare con te a queste condizioni, non mi fido di te. Lui gli dice fidati di me, vorrei ma non posso, non mi fido di te perché tu vai e tu vieni. Tu prometti una cosa e tu ne fai un'altra, insomma, un po' le parole. Cos'altro vorrebbe dire lei a lui? Vediamo. Cos'altro vorrebbe dire lei a lui? Vedi, anche questa frase, non sono più, vedi, mi sento rifiutata da te.
non sono più la persona che ricordi, cioè non accetto più questi tuoi comportamenti in questa maniera. Questo è praticamente il succo. Non posso stare con te in questo modo perché mi sento rifiutata, perché vai e vieni. Ecco, quello che fanno vedere tutto l'insieme delle carte qui, effettivamente fanno vedere un uomo che va e che viene, che sparisce e che riappare. E questa donna è un pochino stufa, non sono più la persona che ricordi, nel senso come si dice, non l'accetto più una cosa di questo tipo, sono stufa. Ora c'è la sorpresina, andiamo a vedere. Vi faccio vedere. Ho creato, sarà un momento creativo, un altro mazzo di carte, cioè no, un altro, altri due, vi faccio vedere. Parole d'amore e siccome ce ne sono talmente tante, le ho suddivise in due volumi, Parole d'amore, volume 1, adesso le vedremo insieme. Parole d'amore, volume 1, Parole d'amore, volume 2. Quindi ho lasciato espressamente la stessa copertina, ok? Perché acquistandole entrambe, io poi ora lo farò, si possono mettere insieme perché sono esattamente la stessa misura ed è fa parte, diciamo, è come se fosse un mazzo, però mi capite? Cioè 160, sì, 160 carte sono troppe, però uno può decidere o ne piglia uno solo o li piglia tutti e due e li può mescolare. Volume 1 ha come figura, eccola là, vedi, queste sono praticamente tutte le frasi dei miei bigliettini colorati che mi vedete che ho fatto io, quindi tutte frasi che ho fatto io. Ti sento dentro l'anima, sono combattuto fra te e un'altra persona, adesso andremo a tirarle, ok? Quindi questo per quanto riguarda, ma no, ve le faccio vedere perché non ho altro modo per farvele vedere. Questo è Parole d'amore, aiuto. Questo è Parole d'amore volume 1, ok? E il volume 2, ripeto, stessa copertina perché fa parte, diciamo, però si possono avere, cioè è un mazzo a sé stante, non è detto che se uno ce n'ha uno solo sia incompleto, no, no, sono frasi a sé stanti, quindi uno ne può avere anche uno solo, sta alla scelta vostra, diciamo. Le parole volume 2, eccolo qua. Vedi, per esempio, voglio costruire una vita con te, eccetera, eccetera. Quindi questo è il, vediamo se riesco a farvele vedere quanto meglio che posso. Questo è il volume 2. Quindi diciamo che l'interno, l'esterno è uguale, l'interno volume 1 e volume 2. Ok? Eccola là. Quindi io direi, ne prendiamo uno, vabbè, prendiamone uno, prendiamo il volume 1 e andiamo a vedere ancora di capire quest'uomo perché ci dice dimenticami, però nello stesso tempo ci dice fidati di me. Perché ci dice dimenticami? Cosa pensa questo uomo? Andiamo a vedere che cosa se ci parla, no? Perché con queste carte lui ci deve parlare. Andiamo a vedere. Dimenticami, perché dice dimenticami? Tu vedi, tu sei tutto per me. Lui parla di rabbia ed in effetti, eccola là. Ah, quello che vi aggiungo, ovviamente potete mischiare anche un mazzo di queste con i miei messaggi perché sono esattamente la stessa carta, vedi? Cioè sono proprio identiche, quindi le puoi mettere assolutamente insieme. Allora, sono ancora arrabbiato con te, ti dice, però ci tiene ancora. Tu sei tutto per me. Ecco perché parla in modo un pochino in quella maniera. Sono qui per stare bene, ma non per molto tempo. Quindi, da come parla questo signore, non credo abbia l'intenzione di assumersi delle responsabilità serie e importanti, almeno questo si evince. Infatti, vedi, la mia indipendenza è importante. Quindi ci dice anche questo. Però ci dice anche che ci tiene a noi. Faccio lo stupido per nascondere i miei sentimenti. Quindi qui è un uomo arrabbiato. Io credo che la donna gli abbia detto qualcosa, si sia privata di un, o gli dirà qualcosa, si sia privata di un, si sia sentita o si senta privata di un qualcosa, ok?
glielo faccia presente o gliel'abbia fatto presente e lui si è arrabbiato, perché questo è arrabbiato. Quindi, infatti, lei gli dice: se tu ci tenessi a me, agiresti diversamente. E lui invece gli dice: no, no, fidati di me. E gli dice anche: sono arrabbiato. Quindi qui, insomma, io ci vedo due persone che litigano, in poche parole. Allora, cos'altro vorrebbe dire lui a lei? Andiamo a vedere un pochino. Sono ancora arrabbiato con te, vedi? Che succede da parte di questo uomo? No, 40 carte anche no. Andiamo a vedere che succede da parte di questo uomo. Ci sono cose che non sono pronto a dirti e non avevamo dubbi perché lo abbiamo visto. Dov'è qua? C'è la carta, no? Della persona che tende a isolarsi, a non affrontare, e c'è la maschera. Quindi io ci posso vedere qui anche la falsità, nel senso che si evita di dire qualcosa, non si vuol comunicare un qualche cosa. Voglio avere io il controllo su questo rapporto, vedi? Vedi? E lei si sente rifiutata da questa persona proprio perché lui lo fa come gli pare, in poche parole. Però vedi, averti vicino mi riempie di gioia. Nessuno mi capisce come te. Quindi qui non c'è un uomo che non ci vuole più, che non ci desidera. Ci vuole però a modo suo. Voglio avere io il controllo su questo rapporto. Guarda, mi fa imbestialire a volte. Vedi? Ma infatti ce l'ha detto. Dov'è? Ora non mi ricordo la carta. Comunque ce l'ha detto. Sono ancora, eccolo qui. Sono ancora arrabbiato con te. Mi fa imbestialire. Quindi sta donna, povera Crista. Cioè, magari gli ha fatto notare un qualcosa, magari un po' di gelosia, magari è, e questo si è imbufalito, in altre parole. Tiriamo un altro paio di carte, poi andiamo a vedere con le letterine. Sei tutto ciò che ho sempre sognato. Quindi, ragazze e ragazzi, qui questo signore o signora che sia, praticamente, guarda, vi voglio tirare due carte anche del volume 2, tanto per farvele vedere. Ci tiene a questa donna, glielo dice in modo esplicito, però voglio avere io il controllo su questo rapporto, cioè non voglio sentirmi dire cosa devo fare, cosa non devo fare o come devo fare. Praticamente il nocciolo è quello lì. Andiamo a vedere. Vediamo lei, guarda, usiamo il volume 2 per vedere lei, approfondiamo la donna, approfondiamo lei. E lei, quindi, questa donna, sono belle queste carte perché anche per chi non conosce i tarocchi, cioè si concentra, purifica le carte e tutto quanto, qui si può divertire a chiedere ad una persona in specifica e cercare di capire con tutte le parole, che poi sono frasi insomma abbastanza importanti, può capire che cosa pensa, che cosa vorrebbe, magari anche cosa farà. Quindi per quello sono carine queste carte qua, non importa avere esperienza con i tarocchi, insomma, chiunque si può divertire, diciamo, ecco. Lei? Mi sento così impotente, vedi? Si sente impotente, infatti qui questa privazione, come dire, non posso far nulla. Te tu mi tratti così, mi sento impotente, non c'è niente che io possa fare per cambiare questa situation. Voglio costruire una vita con te, vedi? Questa donna vuole di più. Questa donna vuole un impegno da parte di questo uomo, uomo che però l'impegno non glielo dà. Vediamo. Anzi, si imbufalisce, come dice, mi fa imbestialire. Cos'altro? Quando mi guardi negli occhi mi sento nuda davanti a te. Ti giuro che sono cambiata, vedi? Quindi qui ti giuro che sono cambiata. Io credo che questa donna potrebbe avergli fatto,
con tutto il rispetto parlando, delle paranoie, passami il termine, qui ha ragione, per carità, delle paranoie a questo uomo, lui si è arrabbiato e si chiuderà in se stesso, non si farà sentire. Però io non credo sia una cosa definitiva, credo che poi alla fine i due si potrebbero assolutamente risentire. Ho nascosto quanto profondi fossero i miei sentimenti per te. Vedi, come dire, magari una donna che all'inizio ha accettato anche un rapporto impostato in un certo modo e poi non ce l'ha fatta più perché ci tiene a lui e vorrebbe di più. Spero che saremo insieme un giorno. Allora, qui sì, ci sono due persone che si sono in qualche modo allontanate durante la settimana, ma c'è qualcosa che non va, però io non credo che la cosa sia conclusa così, assolutamente. Tiriamo qualche segno zodiacale, andiamo. Subito così a bomba. Allora, in tutte queste vicende ci potrebbero essere coinvolti il segno del toro, quindi come segno zodiacale o come ascendente, naturalmente, bla bla bla. Poi c'è il sagittario. La vergine, segno della vergine. Il leone. Quali altri segni zodiacali vedete coinvolti in questa vicenda? I pesci, il cancro, il sagittario che lo abbiamo già visto e quindi lo confermiamo. Il toro l'abbiamo già visto, lo scorpione, la bilancia e l'acquario. Mi sono dimenticata di tirare i numeri e le letterine. Ho già pulito il tavolo, ancora meglio, così vedremo ancora meglio le letterine di numeri che usciranno. Andiamo a vedere insieme ai segni zodiacali che abbiamo tirato, magari con qualche letterina che può richiamare il nome, può richiamare un numero di telefono, una data di nascita, una data importante fra voi, bla bla bla. Se ci aiuta a identificare questo lui e questa lei, ancora meglio, va bene? Andiamo a vedere cosa esce oggi. Allora, guarda come si vede bene con il tavolo pulito. Allora, qui c'è la B di Bologna, vediamo la B, la O, poi c'è la E. La M, anzi, ce ne sono due qui di M. M o W, dipende come le volete vedere. Ok? La K, la Y, la Z. Ripeto, si può trattare di una targa, insomma, di un iniziale, di un cognome, non è detto, insomma, ecco, la L. Qui c'è anche la L. Come numeri, guarda, c'è il doppio 1, quindi 1, 1, il doppio 7, guarda, 1, 1, 7, 7, il 4, il 6 o 9, eh? Bisogna vedere qui come lo vuoi leggere, come lo vuoi vedere. Qui dobbiamo giocare, eh? Qui si gioca naturalmente, bambine, ok? E il numero 8. Ecco qua, vedi un pochino, una data importante fra di voi, una data di nascita, una ricorrenza, una targa, un numero di telefono, insomma, qui ci dovete giocare un pochino voi. E poi fatemi sapere nei commenti, va bene, fanciulle e fanciulli? Un bacione e al prossimo video. Ciao, ciao.